tutti, cadelle, bentornati dall'Arismin 5. Cari ragazzuoli, oggi andremo a parlare di Star Wars 8, gli ultimi Jedi. Più in particolare di alcune curiosità su questo film che uscirà il 13 dicembre. E quindi, cari ragazzi, direi di non perderci in chiacchiere, ma di cominciare subito con la prima curiosità. A dispetto delle voci su mix di CGI e di girato inedito per ritirare Leila, la presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha confermato che gli ultimi Jedi vedrà l'ultima apparizione del personaggio. Al momento della sua morte la Fisher aveva completato episodio 8 ed episodio 9 è stato successivamente scritto senza includere Leila. Questo significa che la principessa preferita da tutti andrà incontro a una fine prematura? Oppure guiderà verso un doppio tramonto allo stesso modo di Paul Walker in Fast and Furious 7? Una delle immagini di maggior impatto nel primo trailer degli ultimi Jedi è quella con i velivoli di terra che sfrecciano sulle distese di Salem, con le loro alette stabilizzanti che sollevano scie di polvere cremisi. Quel pianeta, come ha rilevato Rian Johnson, si chiama Crait, sede di una base ribella abbandonata e operazioni di estrazione della resistenza. I fan dalla vista più acuta potrebbero aver già rilevato un riferimento a Crait, dato che si fa cenno al pianeta di In Rogue One Ultimate Visual Guide. Dopo le infinite speculazioni, Rian Johnson ha rivelato che la parola Jedi nel titolo del film è di fatto al singolare. Incalzato ulteriormente, anche un Jesse si riferisce a Luke più che a Rey. Aspettatevi un altro po' dal droid a forma di palla degli ultimi Jedi. Stando a quel che dice Johnson, la miglior dritta che ho avuto entrando in tutto questo processo mi è arrivata da uno dei montatori di J.J. Abrams, che mi ha detto: non puoi averne abbastanza di BB-8, e noi abbiamo seguito il suo consiglio. Ancora si sa poco dei personaggi di Laura Dern, un ufficiale della Resistenza, e Benicio del Toro, una figura ambigua. Comunque, a parte questo, Kelly Marie Tran vestirà i panni di Rose, un ingegnere della Resistenza che fa squadra con Johnny Boyega. Questa possibilità che chiunque di noi potrebbe alzarsi e diventare un eroe. Ecco da dove arriva Rose, ha spiegato Rian Johnson. Lei non cerca di essere un eroe, ma viene trascinata in un'avventura con Finn. Le tre decadi trascorse tra il ritorno dello Jedi e il risveglio della Forza sono state lasciate volutamente oscure da J.J. Abrams, ma di quegli anni mancanti sarà finalmente reso conto, dalla prospettiva di un soldato delle forze speciali. L'imminente Battlefront 2 cala i giocatori nei panni di Eden Versio, comandante di un gruppo scelto delle truppe imperiali. Dopo aver assistito alla distruzione della seconda morte nera da Endor, lei raccoglie gli imperiali rimasti per vendicare l'impero. Se vi state chiedendo come un certo Stormtrooper cromato sia riuscito a sfuggire alla distruzione della Starkiller Base, non fatelo più. La storia di come si sia aperta una via di fuga e di cosa gli succede prima degli ultimi Jedi sarà raccontata in Captain Phasma, una serie a fumetti in 4 parti che uscirà a settembre. Avendo spesso un intero film a localizzarlo, la Resistenza e Rey in particolare, potrebbe ritrovarsi una delusione ora il figlio di Vader è tornato in gioco. Rey ha certe aspettative su Luke, dice Daisy Ridley, a proposito del brizzolato maestro Jedi. Ma come molta gente sa, è dura quando incontri i tuoi eroi, perché potrebbero non essere come te li aspetti. Il giovane inesperto della trilogia originale è diventato un vecchio eremita irascibile. O c'è sotto qualcosa di più sinistro? C'è una ragione particolare per cui la spada laser sul teaser poster si dissolve dal blu al rosso? Ebbene, il video è finito, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, sapete cosa fare: spolliciate, iscrivetevi e noi ci si vede con un prossimo video. Ciao!